Ben ritrovati sul canale, sono Alfani e come avete visto dalla copertina e dal titolo, oggi andremo a testare un laser della Sculpfun. Lo testeremo insieme e vedremo un po' come si comporta, se può essere un buon prodotto da acquistare. Piuttosto che farvi vedere tutto il passaggio, il montaggio, cose varie, vi faccio vedere cosa contiene la scatola, cosa vi arriva e poi partiamo subito con le prove. Ok, ho già tirato fuori tutto per accelerare un pochino, vi faccio vedere, partiamo dai componenti principali, come ad esempio l'asse Y dove c'è preassemblata la cinghia e il motore, tutti i componenti, qui andrà alloggiato il laser qui sopra, questo è già preassemblato. Poi abbiamo i componenti appunto degli altri assi che compongono la struttura del laser in alluminio con delle incisioni per le quote. Scusate, ho tirato fuori tutto un po' dalla scatola un po' così. Vabbè, alimentatore, presa Schuco da collegare all'alimentatore, quindi va bene in tutta Europa. Qui abbiamo il modulo laser, questo qui è un modulo laser da 10 watt, eventualmente si può ordinare un modello più grosso da 20 watt, da 30 watt, già sul sito trovate le varie opzioni, l'unica cosa che cambia è questo, il modulo laser. Quindi voi potete pensare di comprare questo modello che è il più piccolino, più economico, e poi in un futuro cambiare solo il modulo e tenervi tutta la struttura. Come vedete qui ha già la struttura predisposta per l'air assist, perché con questo modello l'air assist è incluso nel prezzo, quindi è incluso, vi arriva il motore 12 volts con l'air assist da collegare alla macchina, quindi il software riconosce che c'è l'air assist collegato e lo comandate da lì. Questo è molto figo. Qua ci sono sempre i suoi tubicini appunto per l'aria compressa, cavetto per collegare il computer al laser, la cinghia per l'asse. Qui ci sono un po' di vite, un po' di componenti, questi andiamo a vedere dopo cosa sono. Accessori vari, queste qua sono le gambe del modulo. Dentro trovate anche dei pannelli di compensato, addirittura tre pannelli, e qua dentro c'è qualcos'altro, un pezzo di alluminio, bello perché vi mettono già dentro del materiale per iniziare a lavorare. Poi abbiamo via componentistica varia, le viti di fissaggio, i micron di fine corsa, quindi possiamo guardare fine corsa al laser, che non è una cosa scontata. Poi qui abbiamo il comando principale con interruttore, alimentazione e collegamento seriale al computer e i collegamenti vari degli assi. Come vedete qui il montaggio è semplicissimo perché i connettori hanno tutti la loro etichetta, quindi non potete sbagliare. È preassemblato, il pezzo più complicato è preassemblato e vi garantisco che è molto semplice da montare. Qui abbiamo il vetrino di sicurezza da implicare sul laser e vi mandano anche in dotazione gli occhiali. Io però gli occhiali vi consiglio comunque di acquistarvi un modello a parte. E qui ovviamente abbiamo il manuale di istruzioni che tra le altre lingue c'è anche l'italiano. Piccola intro, cioè piccolo PS, dicevo che è facile da montare perché tutti i componenti hanno le scritte, vedete, right, left, front, questo era il dietro, e poi anche le viti hanno gli step, quindi step 1, step 2, 3 da qualche parte, 4, 5, step 3, quindi è semplicissimo da montare. Infatti, se voi prendete step 1 e andate a controllare sul manuale, vi dice esattamente le viti che servono. E qua ci sono tutto bello illustrato, quindi il montaggio è veramente semplicissimo. E adesso così, da tutto questo, andiamo a montarlo. Ok, ragazzi, ci troviamo in questa situazione, l'abbiamo montato, ho già collegato il computer, ho già incredibilmente Lightburn l'ha visto il laser, con l'altro laser non mi era mai successo che lo vedesse subito, invece lui si è praticamente autoinstallato, autoregolato, e adesso io riesco a comandare il laser quanto voglio. Adesso ho già messo una piastrina di prova di quelle che erano in dotazione e andiamo a fare qualche incisione, qualcosa. Io ho già impostato l'altezza perché in dotazione, adesso non è lì dietro, vi danno un cilindretto, dopo ve lo faccio vedere, per regolare il fuoco, quindi quello è a posto. Siamo pronti a partire, io ho caricato un file, adesso l'ho mandato al programma e direi che possiamo farla partire e vedere un po' come lavora la macchina. Adesso metto qua il laser e la facciamo lavorare un pochino. Dicevo, mettetevi degli occhiali come si deve, perché quelli che sono in dotazione io non mi fido assolutamente. E vi lascio il link qui in descrizione di questo paio di occhiali che sono uno spettacolo. Praticamente io posso mettermi qui,
fissare il laser senza problemi, invece con quelli lì no, e con la vista non si scherza assolutamente. Allora, ho spostato il laser dove tengo l'enclosure perché comunque il fumo era veramente veramente eccessivo, e quindi adesso io ho un sistema di ricircolo dell'aria che quindi andremo a utilizzare anche con lui. Adesso quello che andiamo a fare, voglio fare un test di taglio, quindi io adesso, come vi dicevo prima, in dotazione avete un cilindretto che vi viene mandato per regolare il fuoco sostanzialmente, quindi lo mettete qui e regolate l'altezza del laser in modo da avere il fuoco perfetto. A questo punto il laser è pronto a lavorare. Io qui ho il pezzo che abbiamo provato prima, ve lo faccio vedere giusto per farvi capire come ha lavorato il laser. Vedete che qui l'ha proprio scavato, non so se si riesce a vedere. Allora, il taglio adesso che ho fatto è stato fatto con 70% di potenza e 1200 velocità, 5 passaggi, e me l'ha tagliato. Ho fatto i primi test per farvi capire che comunque c'è un certo rapporto tra potenza, velocità e numero di passate, e bisogna appunto provare a cercare quello giusto, che non è facile, e valutare la variabile che è il materiale. Il materiale è variabile, non c'è niente da fare, e purtroppo da un movimento all'altro, se per esempio se prendiamo un pezzo di questi, ok, da qui a qui può cambiare. Voi fate lo stesso disegno identico, con le stesse passate, stessi valori qui, e poi lo fate qui e non è detto che venga bene uguale, non c'è niente da fare, sono variabili, quindi i test valgono sì e no. Comunque sia, questo dicevo sul materiale che ci hanno mandato loro, l'incisione qui è venuta veramente una cosa assurda, l'ha quasi passato dall'altra parte con potenza, mi sembra 60%, 1200 mm al minuto, che comunque mi sembrava abbastanza veloce, doveva secondo me fare uno schizzetto, invece me l'ha proprio scavato, assurdo. Per non parlare dei tagli, vedete che l'ha tagliati benissimo e tra l'altro non sono neanche bruciati, ha fatto proprio un bel taglio. Questo qui devo capire che materiale è, perché per fare i lavoretti, incisioni così, questo è perfetto, devo riuscire a recuperarlo. Mentre questo qui, che è quello che ho preso su Amazon, è un pochino più balordo da tagliare, infatti mi ha dato un po' di problemi. Io qui mi sono segnato i valori di tre test che ho fatto, vedete, il primo è 1200 mm al minuto, 70%, 5 passate. Non l'ha tagliato completamente, però ci è andato veramente molto vicino. Una passata in più o quel pizzico di potenza in più lo tagliamo. Infatti quello dopo è fatto con l'80% di potenza, 5 passate, sempre 1200 mm al minuto, e l'ha tagliato perfettamente. Devo dire che anche qui però il taglio è venuto molto pulito, e questo è sicuramente merito dell'Air Assist, che lavora perfettamente nel centro del laser, anche perché è incluso ed è proprio studiato per lavorare bene. L'Air Assist, che vi ricordo che è importantissimo per fare questo, è importante. Se io spegnessi l'Air Assist non riuscirei assolutamente a tagliarlo. L'ultima prova è stata fatta all'85%, però con solo i tre passaggi, e si può vedere qui, non so se riuscite a vederlo, che comunque è quasi arrivato alla fine, quindi con un passaggio in più sicuramente l'avrebbe tagliato. L'unica cosa però, tipo sulle lettere, che ho usato lo stesso valore, vedete che l'ha bucato, non so se si vede in controluce, quindi praticamente la scritta l'ha rovinata, è passata dall'altra parte. Quindi cosa significa? Che per fare le scritte bisogna usare un determinato valore, per fare le incisioni un altro, per fare i tagli un altro ancora. È tutta una questione di test, però devo dire che il taglio è veramente pulitissimo, non è nero, non è bruciato, ma è tagliato, è inciso bene e sta lavorando veramente bene questo laser. Allora ragazzi, adesso andiamo a fare un test di taglio. Io qui ho un file che non ho fatto io, scaricato da internet, è un file che ha creato Dino Arcoraci, che è un grande esperto di Lightburn, ha un gruppo Facebook, ve lo dico, si chiama Noi che usiamo Lightburn, ha trovato un sacco di informazioni interessanti, tra cui questo file. Vi lascio comunque in descrizione il link alla sua pagina, alla pagina Facebook, al gruppo, perché è molto molto interessante. Se avete problemi con Lightburn, trovateli. Questo qui è un test che studia esattamente tutte le potenze, praticamente dal minimo incrocia dal velocità di 200, potenza 10%, fa un quadrato, poi così via, per capire più o meno la potenza del
dettaglio delle impostazioni, diciamo, ottimali per fare un lavoro fatto bene. Una cosa che ho visto adesso che non riuscivo a capire, invece ve la dico adesso, è: magari vi può tornare utile se vi capita a voi con il laser. A me usciva che il ciclo di homing non è abilitato nelle impostazioni GRBL, cioè io mandavo l'home, dicevo di andare alla home, quindi in basso a sinistra, andare a cercare i suoi encoder, i suoi fine corsa, ma non andava. Ho digitato questo codice, $22 uguale 1, e ho fatto invio. Da lì, avendo digitato questo, alzo 0 registrato sulla macchina. Ve lo dico se vi può capitare che magari avete problemi, ce l'avete lì. Allora ragazzi, ho fatto un po' di prove, ho fatto un po' di test con laser e adesso andiamo a vedere cosa è saltato fuori. Ho fatto questo, che è appunto quel programmino che facevo vedere prima, ed è saltato fuori appunto che già con basse velocità, quindi parliamo di 200 mm al minuto, siamo riusciti a tagliare con una sola passata il multistrato da 3 mm, questo è. Partendo da velocità 255% di velocità, già si taglia, aumentando ovviamente la potenza, il taglio è sempre maggiore, aumentando la velocità giustamente ci vuole una potenza maggiore, sempre aumentando man mano la velocità ci vuole sempre più potenza, però con una sola passata. E ovviamente se voi andate a riempire, io adesso qui per esempio ho fatto un riempimento, i valori cambiano, avrei dovuto fare un test con col fill, col riempimento, però questi qua praticamente avrebbero preso fuoco sostanzialmente. Se già li tagliava con una passata, facendo il riempimento prendeva fuoco lei. Allora ho fatto altri test, ad esempio come ho visto prima ho rifatto il disegno diminuendo un pochino la potenza, la velocità è venuto veramente bene. Poi ho provato a stampare questa foto qui, questo è già con un po' più di potenza, questo un po' più veloce abbassando la potenza. Ovviamente le immagini vengono bene, ma ci vuole un materiale magari un po' più decente di questo. Questo facciamo un po' schifo. Non ho fatto test su taglio di spessori maggiori perché secondo me non ha senso sfruttare il laser in questo modo. Può farlo sicuramente con un bel po' di passate, magari si può, loro lo danno forse fino a 15 mm, sicuramente lo può fare, ma secondo me non ha senso andare a lavorare, a voler scavare 15 mm con un laser. Prendetevi una CNC piuttosto. Detto questo, per le incisioni, per le fotografie, per stampare può fare un sacco di cose, si possono veramente spaziare in mille cose, può fare veramente di tutto con un laser, vedete, producendo magari degli oggetti come questi per Natale, così potete tranquillamente ammortizzarlo il costo del laser. E vale la pena, molto versatile, potete incidere l'alluminio, potete incidere il plexiglass con varie accortezze e così via. E sicuramente questo laser qui mi ha veramente stupito perché è molto preciso, sicuramente super preciso. L'air assist integrato è un valore aggiunto sicuramente, perché di solito un air assist costa sulle 40, 60, 70 euro e qui invece è già incluso e si attiva automaticamente con l'attivazione del laser, quindi quello lì sicuramente è un valore aggiunto. Il modulo, dicevo, è da 10 watt, funziona egregiamente. Se voi dopo un po' di tempo volete qualcosina di più, potete passare comunque a cambiare il modulo laser. Senza cambiare tutta la macchina, cambiate il modulo laser e andate verso potenze maggiori ovviamente. Io comunque questo laser qui veramente mi ha stupito e ve lo consiglio vivamente. Vi lascio qui sotto in descrizione il link di acquisto con relativo codice sconto. Vi ricordo come sempre che i codici sconto sono limitati, sono a x numero di pezzi o per x tempo, quindi se per caso non dovesse essere più attivo me lo scrivete nei commenti e cerco di ottenere il codice nuovo, oppure mi seguite su Telegram. Io su Telegram adesso, grazie alla collaborazione con Jack Buying, riesco a farvi ottenere coupon sconto veramente assurdi su CNC, laser, stampanti 3D, quelle cose lì, veramente sconti assurdi, cioè chi ne ha già approfittato, e è una cosa sicuramente che potrebbe tornarmi utile, pagare magari un laser invece che 500 euro, pagarlo 300, buttare via. Quindi bene, io vi ricordo di iscrivervi al canale, spuntare la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi nuovi video. Il prossimo video sarà su accessori per il laser, quindi vabbè, a parte le assist che l'abbiamo visto, magari ve lo spiegherò un po' più nel dettaglio, vi farò vedere altri due accessori molto utili per la lavorazione col laser. Quindi iscrivetevi al canale e seguitemi. Se volete rimanere aggiornati mi seguite anche su Instagram. Su Instagram quindi c'è un po' più di retroscena di quello che succede qua dentro nel mio piccolo laboratorio. E trovate tutto in descrizione qui sotto se volete seguirmi lì. Se non avete Instagram
mi trovate anche su Facebook, sono collegate le due piattaforme. Se mi volete seguire anche lì, mi fate solo un piacere. Devo dire qualcos'altro. Se per caso c'è qualche test che volete vedere in particolare, se proprio volete vedere magari il taglio del 15 mm o volete vedere qualcos'altro, scrivetelo nei commenti e vedrò di fare qualche storia su Instagram mentre lo testiamo insieme, in modo da tenervi comunque aggiornati e fare un po' di confronto. Quindi qua sotto, spazio commenti, potete scrivere quello che volete, a parte gli insulti. Critiche costruttive sì, insulti no. Ci vediamo al prossimo video. Wow, 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 wow.